Buonasera amici di Pistoia Sport, siamo a Casini dove l'Atletico Casini Spedalino, in occasione della festa di Casini, sta presentando la squadra nuova. Abbiamo qui il mister Marchiseppe, a cui chiediamo subito le sensazioni per questa ripartenza che si sta avvicinando. Sì, ciao, sensazioni positive come sempre, perché comunque siamo a fare una cosa che va presa come un divertimento. Diciamo, siamo già a fare il countdown per l'inizio della preparazione della stagione nuova. Solo una partenza, tante new entry, stai già pensando a come schierare la formazione nuova? Sì, sono 5 new entry rispetto a quello che avevamo l'anno scorso, dato via solo i biglietti, poi gli altri sono stati tutti confermati in blocco. Abbiamo messo dentro 5 ragazzi con caratteristiche che secondo me sono mancate l'anno scorso, quindi ora vedremo un attimo poi durante la preparazione, durante le prime amichevoli e la Coppa, quale potrà essere l'assetto migliore per i ragazzi che ho a disposizione. Ultimissima domanda, è ancora presto per sapere che girone ci sarà in seconda categoria, però così a naso, quali potrebbero essere le rivali da cui stare attenti? No, non mi voglio pronunciare, anche perché ora sarebbe inutile, tanto poi è il campo che parlerà. Comunque lo stesso Cecina, il Pistoia Nord, il San Felice, insomma, ha fatto secondo me dei buoni acquisti. Sarà un girone come l'anno scorso, tolto il Prato Social Club, che comunque era una corazzata da categoria superiore. Sarà un girone combattuto come è stato l'anno scorso, e con tutte le partite in bilico e non scontate, ecco. Quindi vabbè, appena usciranno i gironi vedremo un po', e poi tanto sarà il campo e il tempo a dare le risposte. Ci si aspetterà tante felici e tante spettacolo, insomma. Grazie mille mister, ovviamente ci rivediamo tra un mesetto quando vinceranno le contese per la nuova stagione. Grazie mille mister. Grazie ancora. Amici di Pistoia Sport, siamo sempre qui a Casini per la festa della presentazione dell'Atletico. Stavolta abbiamo qui il capitano Matteo Gelli, a cui chiediamo le sensazioni di questa ripartenza che si sta avvicinando. Ciao a tutti. Le sensazioni sono positive, perché comunque il gruppo che ha fatto per l'anno scorso è rimasto tutto, in più la società ha fatto 4-5 acquisti mirati per provare a far meglio dell'anno scorso, quindi vediamo come andrà la nuova stagione, noi ce la metteremo tutto come abbiamo fatto l'anno scorso. Le new entry si sono già integrate oppure? Le new entry le stiamo conoscendo stasera, ci sarà la presentazione, sono tutti ragazzi che bene o male a giro per Pistoia e zone ci conosciamo di già, però ecco, a livello calcistico ci impareremo a conoscere durante l'anno. In attesa che si scopri i gironi, quali avversari potreste avere? Ma senti, da quello che ho potuto sapere e sentire, c'è il Virtus Montale, che pare abbia fatto una buona squadra, anche il Tavola, che però è sul Prato, vediamo un attimino che giro ne farà, lo stesso Montemurlo, che è salito, pare voglia far bene. Di squadre ce n'è tante, e tanto alla fine in campo si va noi e ci giochiamo noi sul campo come abbiamo sempre fatto. Obiettivo: vendicare la finale playoff. L'obiettivo è vendicare quella partita, sperando di passare direttamente dal via. Perfetto, ti ringrazio Matteo, ci rivediamo tra un mesetto quando daremo fuoco alle polveri. Grazie mille.